Salve, durante questo video mostrerò le funzioni di rendering interno per il formato Dolby Atmos presenti in Nuendo 11. In questa room, dove è implementato il sistema Dolby Atmos, lavoreremo con la superficie di controllo Nuage. L'Atmos si basa su due elementi principali. L'audio bed, possiamo pensare al bed come al nostro mix bus principale, o gli objects audio. Ogni oggetto ha un panning specifico, gestibile all'interno di uno spazio in 3D, localizzazione del suono che possiamo programmare con il software. Entrambi gli elementi, object e bed, sono presenti in Nuendo. Nuendo è in grado di importare, editare e generare i file ADM, Audio Definition Model, nel formato Broadcast Wave. Come sappiamo, i file ADM contengono anche i metadati dinamici relativi al panning. Nuendo supporta diverse strutture dei file ADM, come quelli presenti nell'immagine. Ricordo che per lavorare in formato Dolby Atmos con Nuendo dobbiamo avere una frequenza di campionamento di 48 kHz con il buffer settato a 5,12. Vediamo come configurare il progetto. Ci troviamo nel nostro progetto, andiamo a creare l'uscita principale nel formato 7.1.4. Procedo nel mixer e nel mixer apriamo il renderer for Dolby Atmos. A questo punto dobbiamo decidere quale sarà il nostro mix bed. Per questo ho creato questo gruppo dove vanno tutti gli stems presenti nel progetto. Il gruppo è nel formato 7.1.2. Le configurazioni dei mix bed supportate dal renderer interno e dalle eventuali applicazioni esterne sono le seguenti. Dopo aver creato il gruppo, ci muoviamo su Progetto e sul pannello ADM. Clicchiamo su Aggiungi bed. Selezioniamo la sorgente. E abbiamo automaticamente l'ID di ogni singolo canale del bed, come possiamo vedere nel pannello di renderer. Eccoli qui per un totale di 10. Dobbiamo naturalmente selezionare il nostro renderer interno e consiglio di cliccare su questa opzione che rende il flusso di lavoro molto più rapido. A questo punto creiamo gli oggetti. Decidiamo ad esempio i primi 4 di questa sezione. Seleziono il primo, dopodiché Shift, torniamo sul pannello precedente e non clicchiamo su Aggiungi oggetti, ma passiamo attraverso le funzioni per avere un flusso ancora più rapido. Crea oggetti dai canali selezionati e vediamo che avviene in modo automatico. Anche qui il riscontro sul renderer. Ci sono altre funzioni in questo pannello, ad esempio dare un nome alla sorgente, lo facciamo nel bed. Oppure settare il trim e il down mix per arrivare fino al formato 2.0. Questo può essere fatto in modo automatico o attraverso tutte le varie opzioni che abbiamo in questo editor. Possiamo anche gestire il nostro gruppo beds per il formato binaurale con off, near, mid e far. O potremmo aggiungere dei gruppi agli oggetti o al bed attraverso l'ultima funzione. Dei gruppi che potrebbero essere quelli già creati in Nuendo o aggiunti da noi. La movimentazione del bed e degli oggetti nello spazio in 3D avviene con un panner dedicato, che è questo qui. Per attivarlo con la visione rear e top clicchiamo su questo bottone. Come vedete adesso è configurato su oggetti. Possiamo programmarli cliccando su write, muovendoli liberamente, o delle guide, o dei blocchi, o su ogni singolo knob. Potremmo anche lavorare offline, cliccando qui e andando a programmare il movimento del suono. Anche qui abbiamo un riscontro visivo nel nostro renderer. Qui vediamo i 4 oggetti che abbiamo generato. Sempre nel renderer vediamo i segnali
Per ogni singolo canale possiamo fare i down mix o mettere in mute tutto, il bed o i vari oggetti presenti nel progetto. Come abbiamo detto in precedenza, possiamo importare i file ADM, ad esempio esportati da un'unità Dolby di mastering e renderizzazione o dal software Dolby Atmos Production Suite. È possibile, ad esempio, importare all'interno di progetti nuovi o esistenti dei premix Dolby Atmos con bed audio o audio basato su oggetti, preservando la struttura gerarchica dell'automazione del PAN. L'audio multicanale del file ADM viene estratto e suddiviso in file mono. Qui vediamo l'ADM esploso in files mono con le automazioni in read. Clicchiamo sul pannello di automazioni, Show Pan, e vediamo la memorizzazione di tutta la programmazione in 3D, che possiamo naturalmente modificare, per poi esportare con tutte le modifiche che abbiamo svolto all'interno di Nuendo. Relativamente al formato Dolby Atmos Music, consiglio di lavorare con gli oggetti. Ne abbiamo a disposizione 118, quindi con una possibilità di programmazione importante. Per ulteriori informazioni su Nuendo 11 potete consultare il nostro sito steinberg.net o il canale YouTube dedicato a Nuendo. Grazie.